Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. In questa puntata parleremo rapidamente di quali format è possibile implementare in YouTube in modalità podcasting oppure radio televisiva. Ciao! Il primo format è quello di tipo classico a podcasting. E ovviamente qui in questo tipo di format, se il contenuto non è forte e non acchiappa per davvero l'utente, in genere la presentazione di contenuti solo in modalità audio risulta essere piuttosto soporifera. Introducendo però la traccia video si entra immediatamente nella dimensione dei talk show. Siamo nella dimensione del one man show e per evitare che sia solo diciamo un file edonistico più o meno grande a seconda dell'inquadratura che praticamente uno vuol mettere a video presa dalla webcam, è importante che i contenuti anche qui siano forti, devono praticamente accalappiare l'utente e questo è un modo per fare anche personal branding, per cui i contenuti che voi andrete a diffondere saranno legati alla vostra immagine e chiunque li ascolterà legherà i vostri concetti alla vostra immagine. Se dovesse risentire le stesse cose copiate o scopiazzate da altre persone, è evidente che gli stessi utenti comprenderebbero da soli che si tratta di uno scopiazzamento e quindi un modo per fare personal branding e anche per tutelarsi da eventuali scopiazzature. C'è poi il format della videoconferenza in YouTube, dove potete andare ad invitare vari vostri amici o comunque vari ospiti e diciamo in modo ordinato andare a discutere di vari temi. Questo è un classico talk show che è perfettamente derivato da quello che accade in televisione, solamente in una gestione di videoconferenza. E anche qui ho bisogno che praticamente i contenuti siano forti, perché altrimenti, come tutti i talk show, in poco tempo l'utente tende ad annoiarsi e quindi, come in televisione la gente cambia canale, su internet praticamente il file lo chiude. Questa opzione è sicuramente interessante perché apre, diciamo, ad un mondo di fantascienza oppure sinanco di satira. C'è poi la possibilità concreta di filmare eventi sportivi su cui voi stessi avete il diritto di autore, che ad esempio è una partita di calcetto tra amici e un terzo praticamente gli date il compito di riprendere tutta la partita e poi potete dare, diciamo, l'evento per intero oppure fare una sintesi, quindi beach volley, partite di tennis, partite di basket e quant'altro. Sono eventi vostri, eventi sportivi vostri anche di tipo amatoriale e qui di conseguenza nessuno della SIAE vi potrà mai dire qualche cosa perché siete voi i proprietari su cui avete il relativo diritto di autore dell'evento e della manifestazione. C'è poi la possibilità di riciclare e remixare film di pubblico dominio e oltre ai cartoni animati e quant'altro si possa trovare ad esempio su Archives, che ormai è in pubblico dominio. Questo potrebbe essere rielaborato sia in una chiave satirica quanto in una chiave fantascientifica o in una chiave storica oppure documentaristica. Software di modellazione 3D, CGI, ma soprattutto anche dei Machemina, tramite l'utilizzo della programmazione, che per lo più è estremamente facile anche
divertente farla sul software della Bohemia Interactive, producendo dei macchinina. C'è poi la possibilità di sfruttare i contenuti creati dalle telecamere dei mini droni giocattolo, che oltre a garantire tanto divertimento outdoor, possono offrire anche ottimi spunti per arricchire i vostri filmati. C'è poi la possibilità per quelli che sanno suonare uno strumento musicale come il piano, un organo oppure la chitarra, effettuare delle proprie registrazioni con pezzi di cover o anche pezzi propri. C'è poi la possibilità di produrre delle trasmissioni di tipo religioso, informativo, meteo a carattere politico relative all'espressione delle proprie opinioni. C'è poi la possibilità di dare notizie meteo, notizie locali, facendo ad esempio delle sintesi sul quello che si trova sui quotidiani, oppure fare delle opere teatrali e quindi proprio con proprie vere recite per quanto riguarda di tutto quello che si può ritrovare all'interno del teatro. C'è poi la possibilità di costruire dei talk show di carattere musicale, quiz, varietà, di tantissimo genere, e quindi è sufficiente per avere un maggiore spettro di tutti i programmi radio che possono essere replicati dentro un format di tipo di podcasting, andare a sbirciare quello che si trova dentro Wikipedia nella storia del broadcasting.